Konnichiwa e benvenuti a tutti voi qui nelle Giappo News per quanto riguarda questo mese di dicembre 2018 in collaborazione con Element Multigaming, la più grande multigaming d'Italia con youtubers e streamers sparsi in tutto il territorio italiano. E benvenuti a questo appuntamento mensile con i videogiochi giapponesi in uscita qui in Italia da noi in questo mese di dicembre 2018. Parto subito con la prima notizia a bomba che riguarda Monster Boy e The Cursed Kingdom. Parecchio atteso in particolare sulla console Nintendo Switch, Monster Boy The Cursed Kingdom reinterpreta la serie classica trasformandola in un'avventura moderna, con un gameplay divertente, una colonna sonora memorabile e splendide animazioni disegnate a mano. Nel videogioco vestiremo i panni di un giovane eroe impegnato a salvare il regno di Monster World. Per riuscire nell'impresa dovrà affrontare nemici sempre più forti, scoprire luoghi sconosciuti, potenziare il proprio equipaggiamento e ottenere la capacità di assumere 6 forme differenti, ognuna dotata di caratteristiche peculiari. Monster Boy The Cursed Kingdom è in uscita per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 4 dicembre. Ed eccoci subito alla seconda ed ultima news per quanto riguarda questo mese di dicembre 2018, che raggruppa in realtà due videogiochi distinti in un'unica soluzione, in un'unica news. In Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight, la Specialized Extracurricular Execution Squad, conosciuta con l'acronimo di SEES, e i famosi ladri fantasma vengono portati in una stanza segreta, nota come Club Velvet. A risveglio, ogni gruppo si ritrova faccia a faccia con gli enigmatici residenti della Velvet Room e sono costretti a esibirsi una misteriosa festa danzante, ignari di ciò che li attende. Ritornate nel mondo di Persona 3 e Persona 5 per rivivere i preziosi ricordi con le canzoni più memorabili dei giochi di Shoji Meguro, composte da Ryota Kozuka, assieme ai nuovissimi remix di Atolls, Lotus Jice, Taku Takahashi e Jazz Tronic e altri ancora. Sbloccate un totale di 25 brani preferiti dai fan in ogni gioco. Scegliete tra diversi livelli di difficoltà e ballate a fianco dei membri della SEES e dei leggendari ladri fantasma, in un'esperienza di gioco ritmica personalizzabile. Ascoltate le voci dei vostri personaggi preferiti in inglese o in giapponese con due opzioni audio. Nella modalità social i videogiocatori possono connettersi con i loro personaggi preferiti e approfondire i loro legami sociali attraverso conversazioni e mini eventi. Inoltre possono soddisfare condizioni specifiche del personaggio per sbloccare eventi speciali e nuovi oggetti. Collezionate ed equipaggiate una gran varietà di costumi e accessori per creare un'esperienza di gioco ancora più vistosa. Infine, Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight li troverete sugli scaffali qui da noi in Italia per PlayStation 4 a partire dal prossimo 4 di questo mese di dicembre. Con questa seconda e ultima news termina qui questo video riguardante i videogiochi giapponesi in uscita in Italia qui da noi in questo mese di dicembre 2018. Colgo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale a tutti quanti voi, ovviamente poi avrò modo di farveli anche il giorno stesso, magari con un video speciale. Comunque insomma, questo video vi ricordo essere in collaborazione con Element, che è la più grande multigaming con youtubers e streamers italiani, e va bene insomma, io vi ringrazio tutti quanti per essere passati qui a vedere questo video. Sayonara e ai prossimi video.